Ciao ragazze, oggi voglio fare un video sui miei prodotti preferiti del periodo, cosa che effettivamente non faccio quasi mai perché più o meno utilizzo sempre le stesse cose. Ora è un po' che ne utilizzo di altre, insomma, spessissimo uso queste e quindi ho deciso di fare un video dedicato a loro. Allora, le ho racchiuse tutte, le ho raggruppate tutte qua. Cominciamo subito da Bella Sveglia, che è il contorno occhi, il nuovo contorno occhi di Neve Cosmetics. Io ve ne ho già parlato in un video specifico, vi metterò la i da cliccare, mi sembra che appaia da questa parte, non sono sicura se è qui o di qua, mi sembra di qua. Vi metterò il link con il video così ve lo potete vedere, non ve ne parlo oltre perché vi ho già fatto un video specifico, però è uno dei miei prodotti preferiti per quanto riguarda la skincare in questo periodo. Mi sono veramente, veramente innamorata di questo contorno occhi, mi piace tantissimo e niente, non mi dilungo perché vi ho detto, vi ho già fatto il video specifico, vi linkerò quello. Andando avanti, un altro prodotto che mi piace tantissimo ultimamente, che sto veramente utilizzando da tanto, è un ombretto che è all'interno della Naked 2 Basics della Urban Decay. Io l'ho presa a Natale e me la sono autoregalata a Natale, e l'ombretto in questione è lo Stark, che è, aspettate che tolgo lo specchio, questo qua, il secondo più chiaro, e mi piace applicarlo su tutta la palpebra mobile quando mi faccio un trucco nude leggero, non faccio neanche sfumature, niente, applico questo su tutta la palpebra mobile per uniformare un pochino l'incarnato, altrimenti è leggermente diverso rispetto alla la palpebra mia, è leggermente più rossiccia rispetto al resto della pelle e quindi mi piace uniformare l'incarnato con questo ombretto. Devo dire che mi piace molto la Naked 2 rispetto alla 1, la 1 l'ho utilizzata pochissimo e invece la 2 mi piace molto di più, l'ho utilizzata molto molto di più e questo insomma è il mio preferito tra tutti, lo utilizzo spessissimo. Il pennello con cui mi piace applicare quell'ombretto su tutta la palpebra mobile è un ombretto, no, è un pennello non da ombretto ma da correttore. Sto parlando dello Sky Corrector di Neve Cosmetics, è questo qua bello panciutone, guardate com'è bello panciuto, che è studiato per applicare il correttore. Io non mi trovo benissimo per applicare appunto il correttore, però lo amo tantissimo per stendere l'ombretto su tutta la palpebra, perché è bello ampio e comunque è anche bello fitto e si applica benissimo l'ombretto, a me piace. In realtà io lo uso anche quando devo fare la sfumatura nella piega, perché comunque se si lavora bene questo pennello ha un pochino di punta e quindi si riesce insomma ad utilizzare anche per la piega, a me piace, io mi trovo davvero bene perché poi è estremamente morbido e quindi insomma è facile da utilizzare, quindi questo è il mio pennello preferito al momento per applicare l'ombretto in modo veloce. Andiamo avanti, un altro prodotto di cui mi sono follemente innamorata e ve ne avevo già parlato nei prodotti finiti perché avevo finito i tester, è il fondotinta minerale di Lili Lolo. Io ce l'ho nella colorazione Berry Buff e sono 10 grammi, costicchia intorno ai 17-18 euro, forse anche di più, perché mi sembra che sia, io l'ho pagato sul sito, mi sembra di Ecobelli, costava un pochino meno, ma credo che si siano dovuti adeguare ai prezzi degli altri, costicchia vabbè, però insomma io ne metto talmente poco che secondo me mi durerà un sacco di tempo. I campioncini li ho finiti in frettissima, ma ce n'era pochissimo di prodotto e mi piace perché è leggero, praticamente è una seconda pelle, perché voi lo mettete non vi segna pellicine, non secca la pelle, è veramente fantastico. Ha il dosatore, vedete? E quindi comunque non disperdete nemmeno tanto prodotto perché lo richiudete e lui se ne sta lì fermo. Io non lo uso, non lo metto qua dentro perché il coperchio è di plastica opaca e quindi si sporcherebbe tantissimo e non mi piace quando si sporcano tutti i tappi di fondotinta, e quindi lo utilizzo mettendolo in un'altra ciotolina e poi vabbè col pennello. Io lo uso con un pennello da cipria, un pennello molto ampio, perché voglio che sia proprio leggero, in questo periodo non mi serve una gran copertura, e poi sapete che non
amo le copertanze eccessive e quindi insomma lo uso con un pennello da cipria. Lo potete usare con quello che vi pare, con quello che vi torna meglio. Lo uso da asciutto, non l'ho mai provato da bagnato, sinceramente per ora non ne sento la necessità, ma lo amo. È il mio, al momento il mio fondotinta minerale preferito in assoluto, quindi insomma io ve lo consiglio. Se lo volete provare, poi prendete le mini taglie, insomma provate quelle, almeno poi cercate di capire anche la, se non avete un negozio che lo vende vicino casa, cercate di capire anche le colorazioni con le mini taglie. Sul sito di Ecco Verde, mi sembra, ci sono anche i kit light, medium, eccetera, insomma, e quindi magari potete provare anche con i kit. Andiamo avanti, un altro, non mi rimango più quelli che vi ho fatto vedere, quali no, un altro prodotto di cui mi sono follemente innamorata è la Micro Beauty Blender. Io vi faccio vedere quella pulita perché quella sporca, è davvero sporca, davvero davvero sporca. La Micro Beauty Blender è veramente micro, questa è la spugnetta, non l'ho mai utilizzata, questa è ancora nuova perché la confezione è da due spugnette, la dovete bagnare e diventa un pochino più grandicella. Io l'ho presa per applicare il correttore sotto le occhiaie e mi ha davvero, vi giuro, cambiato la vita. Qui dice mini beauty blender, non micro, micro mini, vabbè, insomma, mi ha davvero cambiato la vita. Mi piace tantissimo, ma tantissimo, il correttore messo con la spugnetta, perché ne va la quantità giusta. E non rischiate che vi entri troppo nelle pieghe, se mettete troppo fondotinta vi entra nelle pieghe, dai, oggi non mi vengono i termini, se mettete troppo correttore vi entra nelle pieghette, almeno a me entra nelle pieghette. Con questa la metà della metà della metà della metà della metà mi entra nelle pieghette, perché comunque ci va proprio il fondotinta, ridi fondotinta, perché non lo ridici, ci va il correttore necessario. Insomma, io la amo, la devo lavare spesso perché si impregna proprio tantissimo di correttore, però insomma al momento l'altra l'ho lavata già 3 o 4 volte ma non si è rotta, non si è rovinata, niente. Dovete stare attente perché la Beauty Blender è molto delicata come spugnetta e quindi non potete strusciare, strofinare troppo perché rischiate di romperla, e poi questa è veramente micro, quindi... Ma maneggiarla non è semplicissimo, però io veramente la amo, mi trovo benissimo. Costa un po', sui 16-17 euro, forse anche di più. Io l'ho presa sul sito di Maquillaia, la trovate anche... Ah no, già, da Sephora c'è, ma c'è quella grande. Quella mini io sono andata a sentire, non è arrivata in Italia, non so per quale motivo, perché hanno quella grande, non capisco perché non tenere anche la micro mini. Però vabbè, insomma, io l'ho presa su internet, la trovate tranquillamente. Quando l'ho presa io era in offerta, ho preso soltanto questa e con le spese sono andata a pari, praticamente l'ho pagata la stessa cifra che come se non fosse in offerta, insomma, però mi serviva solo quella e ho preso quella. Un altro prodotto che in questo momento mi sta piacendo tantissimo, non è proprio un prodotto, è un accessorio, ma ve l'ho voluto inserire perché io non l'avevo mai utilizzato prima, mi sono decisa a provarlo e ragazze, cioè se non l'avete mai utilizzato fatelo perché la differenza si vede e come, ma si vede proprio. Sto parlando del piegaciglia, allora, di questo strumento strano che è il piegaciglia, che a molte fa paura, però vi assicuro che non è uno strumento di tortura, anzi è uno strumento super indispensabile, perché io ho le ciglia lunghe, però non le ho curve per niente, sono molto dritte le mie ciglia. Con questo riesco a dare un'incurvatura perfetta. E poi allora, questo è di Elite, costa poco più di 5 euro, lo trovate nei supermercati, ed è davvero ottimo, ma veramente ottimo, piega le ciglia benissimo, ma proprio un sacco, le incurva tantissimo e non avete idea di quanta differenza ci sia con le ciglia piegate e non piegate quando applicate il mascara. Io vi assicuro che è fantastico, ve lo stra super super consiglio. Se non l'avete provato, questo costa pochissimo, lo trovate nei supermercati, prendetelo e provatelo e poi fatemi sapere se avete visto differenza tra con o senza. Io l'ho vista tantissimo, nonostante io abbia davvero le ciglia lunghe, questo mi ha davvero rivoluzionato la vita e l'applicazione del mascara. Io, cioè, sapete che sono una patita di mascara, piuttosto esco struccata, senza fondotinta, senza correttore, senza niente, ma il mascara assolutamente mai. Io lo metto veramente anche per scendere giù e andare a prendere la posta, cioè proprio non mi vedo senza mascara. E questo cioè, mi ha veramente rivoluzionato l'applicazione del mascara. Insomma ragazze, io ve lo straconsiglio, ripeto, questo poi costa poco e piega le ciglia tantissimo. Io ne avevo uno di H&M mi sembra, e un altro di un'altra marca, che
che però effettivamente, cioè io l'avevo provato 2 o 3 volte, ma non vedevo nessun tipo di differenza e dicevo, ma questi piegaciglia non funzionano. Poi ho provato questo e questo piega tantissimo, ma in un secondo. E quindi comunque conta anche il piegaciglia che utilizzate. Questo, ripeto, costa pochissimo e piega le ciglia da paura, quindi ve lo straconsiglio. Fatemi sapere se l'avete già utilizzato o se lo prendete, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Visto che siamo in tema, vi faccio vedere il mio mascara preferito del periodo. Non è molto che l'ho acquistato, però me ne sono innamorata veramente alla follia. Sto parlando ovviamente di lui, come potevo non provarlo, il Roller Lash di Benefit. L'ho preso da Sephora con il 20% di sconto. Il packaging è bellissimo, cioè nero e rosa è la meraviglia vera. Lo scovolino è di gomma e simula il bigodino, quello che utilizzate per fare la piega. Allora, io l'ho utilizzato soltanto con il piegaciglia, non l'ho utilizzato senza. Però mantiene la piega delle ciglia tutto il giorno, ma da mattina a sera, da mattina a notte anche, posso dire, è fantastico. E poi apre molto, lo scovolino è fatto in questo modo. Lo scovolino è fatto così. Le setoline sono quelle setoline che vanno di moda adesso, cortissime. Lo scovolino è fatto in questo modo. C'è la parte qua che ha la conchetta. Allora, la parte con la conchetta la utilizzate per prima e per dare e mantenere la piega delle ciglia. Se l'avete fatto col piegaciglia, poi ancora meglio. Usate la conchetta e tirate sulle ciglia. Inizialmente non saranno molto aperte e voluminose. Se poi voi, dopo aver fatto questo gesto, girate e lo usate dalla parte panciutina e cominciate a ripassare dalla parte con la pancetta, vi si apriranno tutte le ciglia. Insomma, l'effetto, ragazzi, è bellissimo. Costicchia, costa tipo 26 euro, 26 e qualcosa, costa veramente caro. Però io vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Allora, se avete le ciglia cortissime, secondo me potete anche farne a meno, perché comunque se le ciglia già sono corte, secondo me vi serve di più qualcosa che faccia volume, perché questo le piega, ma non è che fa volume, ma non eccessivamente. Se invece avete le ciglia già belle lunghe, questo vi apre lo sguardo in maniera veramente notevole, notevolissima, veramente notevole. Sono 8,5 grammi di prodotto e il Paolo da 6 mesi, vabbè, questo poi vedete voi e niente. Ragazze, io ve lo straconsiglio, vi ripeto, se avete le ciglia cortine, non so se fa per voi, ma se avete le ciglia lunghe, questo vi tiene la piega tutto il giorno, se ne sta lì, non si muove di un millimetro ed è fantastico. Usatelo, come vi ho detto, prima dalla parte con la conca e poi dalla parte con la pancetta per aprire lo sguardo e vabbè, insomma. E poi mi direte se lo utilizzerete, mi direte se vi è piaciuto. L'ultimo prodotto, poi basta perché ho parlato un sacco, è un rossetto. E come potevo non inserire un Diva Crime di Nabla? Come potevo non inserire? Io ne ho presi 2. Allora, questa è la scatolina. Vi faccio vedere la microscopicità di questi rossetti. Cioè, io quando l'ho visto sono rimasta così. Cioè, guardate com'è piccoletto. Ora non ho un rossetto a portata di mano, però è davvero piccolo, 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 piccolo. E allora, io ne ho presi 2, ho preso Pantarei e Ombre Rose. Vi faccio vedere quello che preferisco tra i due, mi piacciono tutti e due. Vi faccio vedere per quello però che è il mio preferito, ed è Ombre Rose, ovviamente ho sbagliato subito, ed è Ombre Rose, che è questo rosato, questo rosa antico, bellissimo. Vediamo se ve lo faccio vedere qua, magari è meglio. Ed è questo rosa antico, fantastico, guardate che meraviglia, questo è il colore, è veramente bellissimo. Io lo utilizzo spessissimo la mattina, il pomeriggio, insomma è uno di quei colori che si adattano molto a tutto il giorno, a tutti i trucchi, insomma. È bellissimo e poi dura un sacco di ore. La prima volta che l'ho messo mi è durato tipo pochissimo, una mezz'ora scarsa, e io ho detto, ma boh, non so come mai sia possibile. Diciamo che non l'avevo proprio capito fino in fondo, perché comunque ha bisogno di un pochino di tempo, di una ventina di minuti per fissarsi. Quando poi lui si è fissato non si muove più, anche se mangiate e bevete comunque lui resta abbastanza sulle labbra. Io invece
non ci avevo fatto particolare attenzione, quindi mi ero soffiata il naso e magari mi ero leccata le labbra, eccetera, eccetera, e lui se n'era praticamente andato in 2 secondi. Se invece lo lasciate fissare, lui si appiccica, poi non lo sentite più. È praticamente uno strato talmente sottile e vellutato che si adatta completamente alle vostre labbra e non lo sentite più. Lui sparisce, sparisce come sensazione, ma non sparisce assolutamente come colorazione, insomma, resta lì intatto un sacco di ore, e se resta a me vi assicuro che è un buon rossetto. E quindi niente, insomma, questi sono i miei preferiti del periodo. Spero che vi siano piaciuti, che vi sia stato utile, insomma, questa specie di recensione su questi prodotti. Fatemi sapere se utilizzate qualcuno delle cose che vi ho fatto vedere, come vi trovate, insomma, voi, eccetera. Io vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!